Maestro. Benvenuto, maestro. Che cosa ci sta preparando di bello, maestro? Scusi? Buongiorno, Gabriele Salvatores. Buongiorno. Benvenuto buongiorno. In Mare Mosso, come sta? Bene, come sempre quando c'è la promozione di un film sembra di essere nella centrifuga di una lavatrice, però per il resto bene, sono molto contento dell'accoglienza di queste prime 3-4 proiezioni che abbiamo fatto col pubblico in giro. Sono contento perché questo forse è il mio film più, diciamo che è il primo in cui non è un film autobiografico, però è il primo in cui in qualche modo parlo un po' di me, o perlomeno delle mie ansie, dubbi, paure arrivate più o meno a quest'età. Dico più o meno così, non siamo sicuri di che età è. In questo caso la centrifuga è doppia perché non è solo per lei, ma è anche per Leo Bernardi, che è il protagonista, il regista protagonista del film di cui stiamo parlando, che è alla vigilia della presentazione del proprio film, un film dedicato, ispirato al ritorno di Casanova di Arthur Schnitzler, al festival, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e quindi ulteriori pressioni. Come si danno la mano vita e arte, non solo nel film naturalmente, ma anche nella sua vita e nella sua arte? Beh, il film parla proprio di questo, a parte essere un gioco di specchi continuo, perché giustamente Leo Bernardi vuole andare a Venezia col suo film, ma anche Casanova nel romanzo di Schnitzler vuole tornare a Venezia. La vita è l'arte, la vita è il cinema. Abbiamo parlato molto in questi giorni. Una delle domande è più importante la vita o il cinema? Non è una domanda corretta, perché una delle cose entra nell'altra, ovviamente. Non ci potrebbe essere il cinema se non ci fosse la vita. Tu il film non lo vuoi finire? Perché là fuori c'è la vita vera che ti aspetta! Io ho sempre pensato che, come diceva Hitchcock, per voi è solo un film, per me è la vita intera. Oppure, come diceva in un'altra maniera Groucho Marx, in maniera più ridicola, dice: preferisco leggere un libro o vedere un film piuttosto che vivere. La vita non ha una trama, quindi, ed è questo il problema. Mi sono sempre rifugiato nel cinema. È rischioso questo, però, perché può diventare una droga e una via di fuga, una maniera per non vivere la realtà. Allora diciamo così, che secondo me, come ha detto qualcuno, la vita è quello che succede quando sei occupato a fare altre cose, no? Ecco, è quello che succede a Leo Bernardi. È occupato a fare il suo film, è convinto che quella sia l'unica cosa che conta, e invece è, non a caso, una donna, non voglio fare troppo spoiler, però insomma una donna apre una porta sul futuro, gli mette dei dubbi. E i dubbi sono proprio questi, è più importante appunto la vita o meno. Io credo che alla fine, se proprio devo dare una risposta banale a questa domanda, la vita è più importante, ma senza il cinema sarebbe meno bella. Le riporto una citazione, vediamo se ne riconosce l'autore. C'è sempre stata la paura, ma oggi ne siamo pieni, e quando non ce l'abbiamo ce la inducono. L'unico antidoto è guardarci in faccia, parlarci, è la vicinanza tra le persone, anche diverse da noi. Credo di averlo detto in un, se non ero, spero, se non l'ho detto io sarei contento di averlo detto, nel senso che forse proprio per Io non ho paura, o per l'ultimo Tutto il mio folle amore, perché alla fine nei miei film i protagonisti sono sempre quelli che, in una bellissima, adesso lo cito a memoria, in una bellissima canzone di André dice: Signore, guarda, per favore, guarda questi tuoi figli ribelli alle leggi del branco, perché dopo tanti affanni e problemi uno sguardo, anche solo per distrazione, se lo meritano. Ecco, i figli, i ribelli dal branco, alle leggi del branco mi hanno sempre affascinato, però sono quelli che fanno paura anche. Io credo che rimanga valido il fatto che la paura si vince conoscendo le cose, quindi andandoci vicino, guardandole in faccia. Ed è vero che chi ci ha governato da sempre, non sto parlando di oggi solamente, che però viene molto usato oggi questa cosa, ha usato la paura per governare. È una cosa a cui dobbiamo in qualche modo ribellarci, però insomma ogni tanto paura ti viene, e quindi guardiamola in faccia e cerchiamo di superarla. Incontriamo Giacomo Casanova, che vuole tornare a Venezia. Ha 54 anni, è un'età in cui deve chiedere, cosa alla quale non è abituato. Lui è interpretato in maniera superba da Fabrizio Bentivoglio,
e ha un po' lo stesso problema che ha Servillo nei panni del regista, cioè lui è uno che piace, che continua a piacere, ma che forse non si piace più. E allora questo forse è un tema con chiunque faccia spettacolo deve misurarsi a un certo punto della sua vita. Assolutamente. Se ha il successo, si perde, si ritorna, si rimane. Sono montagne russe che devi sapere che sono solo montagne russe, alla fine non è quello che conta. Io credo che il problema di Casanova nel film e nel romanzo di Schnitzler, che a 54 anni insieme al suo amico Freud era convinto di dover morire da poco, ma si vede che allora ovviamente l'età era più breve, ma era anche un periodo particolare perché stava finendo l'impero austro-ungarico, era veramente un passaggio di epoca, un passaggio che può appunto creare delle inquietudini. Schnitzler racconta un Casanova anziano che forse nel tentativo di ripetere all'infinito il suo personaggio di seduttore non si accorge di essere diventato vecchio e se ne rende conto davanti allo specchio, no? Guardandosi, ma se ne rende conto veramente solamente alla fine, quando, anche qui non voglio raccontare troppo del film, ma quando in qualche modo in un duello uccide la sua giovinezza, mettiamola così, quando vede se stesso giovane morto per terra. Il personaggio di Tony Servillo, il regista, invece, per la verità, lascia aperta una piccola porta sul futuro. Non si tende a mettersi in crisi in qualche modo, una crisi umana, non creativa, e non è un caso che sia una donna ad aprirgli questa porta su una possibilità di nuova vita. Le due figure femminili che sono al centro del racconto, interpretate da Sara Serraiocco e Bianca Panconi, le due donne di cui si innamorano Servillo e il Casanova di Bentivoglio, non sono solo specchi. E in particolar modo Marcolina mette di fronte Casanova a una dimensione del femminile alla quale lui non è abituato, addirittura non la può vedere come una donna. Lo dice. Casanova dice a Marcolina, è un pensiero, no? Schnitzler era un maestro del pensiero inconscio. E la dice, non è una donna questa, sarà un fenomeno, una scienziata, sarà tutto quello che volete, ma non è una donna. Non è il suo immagine di donna, semplicemente perché non si vergogna di dire quello che pensa. Le devo confessare, cavaliere, che non nutro particolare considerazione né per i principi della terra, né per le istituzioni dello Stato in quanto tali. E sono convinta che sia nelle piccole cose che nelle grandi il mondo sia piuttosto turbato da egoismo e ambizione. Non ha paura a rifiutare uno dei più grandi seduttori della storia, perché non ha paura di avere un amante ma non vuole sposarsi, perché studia matematica, alta matematica a Bologna, è una prefemminista, è uno dei più bei personaggi di Schnitzler femminili secondo me, e quindi giustamente come dicevi Casanova non può riconoscerla, è una donna che pensa, anche se Casanova, se proprio vogliamo dirlo, non è Don Giovanni era veramente un collezionista, un serial killer, uno d'attacca sul fucile, Casanova no, in qualche modo si innamorava delle sue conquiste, anzi addirittura quando erano di umili origini, è molto bello questo nelle sue memoir, lo racconta, forniva a queste ragazze una dote in denaro, a volte se non sapevano leggere o scrivere gli insegnava a leggere e scrivere, e dice nelle memoir una cosa bellissima, per difendersi, lo faccio questo perché possano difendersi dagli altri uomini, pensa che strana cosa. C'è Casanova nelle campagne del Settecento e poi c'è una casa nuova, forse troppo nuova, con una domotica che sembra subire gli umori del padrone di casa, e quelle tavolette del WC abbassate a metà sembrano un ghigno beffardo. Questa è una piccola nota biografica, perché io sono andato ad abitare a Palazzo Gorani ed è una casa domotica. Questa casa ci ho messo un mese più o meno per capire, quando sono entrato, come si accendevano le luci. Alla fine ho chiesto se per favore mi rimettevano gli interruttori, quelli facili che si sa che si accendono, si schiacciano. C'è un discorso sulla tecnologia che viene fatto qui. C'era anche in Nirvana, in altre cose che ho toccato. Io non ho niente contro la tecnologia, anzi poi nel mio lavoro la tecnologia aiuta se siamo noi ad usarla e se non è lei ad usare noi, il che
è un piccolo rischio che stiamo correndo in questo momento. Bisogna tenere gli occhi aperti e non lasciarci tirare dentro troppo nei vari metaversi, eccetera, eccetera. E la tecnologia è anche quella che vediamo nella sala di montaggio, nella quale un frastornato, ma molto focalizzato, Natalino Balasso, cerca di finalizzare, di portare a compimento l'opera alla quale sta lavorando con il suo regista. E qui bisogna dire del modo in cui l'immagine gioca e la fotografia giocano un ruolo preminente nel ritorno di Casanova. Perché tutte le parti, lasciamo che sia lei a dirlo. Sì, le parti contemporanee sono girate in bianco e nero e le parti del film ambientato nel Settecento sono girate a colori. Ci sono molte spiegazioni a questa cosa. La più banale è che così fornivo allo spettatore una chiave visiva immediata che gli permetteva poi durante il film di passare da un'epoca all'altra in maniera più semplice. L'altro motivo è più legato al personaggio di Tony Servillo. Lui è un regista che in qualche modo vede la realtà in bianco e nero e il cinema a colori. Ma il vero motivo, quello più intimo mio, è che, come diceva Wenders, ormai non siamo più abituati al bianco e nero, cioè siamo abituati al colore. Quindi, avendo da una parte il Settecento colorato, illuminato dalle candele, con i costumi ricchi, gli arazzi, eccetera, avevo paura che passando nella parte reale, la realtà a colori in confronto con quella avrebbe pagato un pegno che poteva anche sembrare più televisivo, più telegiornale, non so come dire. Che cosa fa il bianco e nero invece, a cui non siamo più abituati? Rende le immagini più epiche, paradossalmente meno realistiche, più magiche. Ecco perché il fascino delle immagini in bianco e nero della parte reale ti rendono addirittura questa Milano, perché è girato a Milano, un po' particolare, quasi fantastica, ecco. Quindi l'uso del bianco e nero era per pareggiare il fascino del colore del Settecento, sostanzialmente. Senta, non si può, avendo l'occasione di parlare con lei, non fare almeno un cenno a una parola che va assolutamente assieme al nome di Gabriele Salvatore, se la parola è amicizia. Quanto è una consolazione l'amicizia? Io credo che gli altri siano sempre la nostra salvezza, cioè se ci pensate è tanti anni che stanno cercando, come piace dire, stanno chi? E beh, ognuno si dà le sue risposte, comunque che si cerca di isolarci, che si cerca di chiuderci nelle nostre case, poi ci si mettono anche i virus in questo senso. Bisogna stare molto attenti a questo. Prima si parlava di tecnologia. Davanti allo schermo di un computer, se sei connesso con un social, ti sembra di essere veramente in compagnia di altri e di dialogare, è pura, pura illusione. Ormai lo sanno tutti, i computer e non solo i social ti danno solo le cose che vuoi, è come guardarsi in uno specchio, quindi non sei insieme agli altri, gli altri contano, l'amicizia e il rapporto con le persone a cui vuoi bene, a cui sei affezionato, sono sempre l'ancora di salvezza. Però devo dire una cosa, l'amicizia per diventare vera deve essere sincera e a volte anche crudele, come lo è l'amore, come l'amore che è un sentimento di serie A invece, che gli psicanalisti non a caso considerano una malattia. Se per amicizia pensiamo alle serate con gli amici al bar è un'altra cosa, ma se per amicizia pensiamo invece a una persona che puoi chiamare anche alle 3 del mattino perché hai un problema e questa ti risponde, come succede al protagonista di Casanova, no? A Tony Servillo, quando va a cercare il suo montatore per chiedergli aiuto, allora quello è la cosa importante. E allora qua io mi ricollego per evocare un dettaglio, spero mi sia consentito, insomma, un ricordo personale. Una volta a Castellorizo, al ristorante Ta Platania, sopra il tavolo sul quale ero seduto c'era una foto di Gabriele Salvatore. Ah, sì? Con tutti i suoi amici, mentre stavano girando Mediterraneo, un film grazie al quale lei ha vinto l'Oscar, naturalmente. Cosa ricorda di quei giorni? Quello è un film in cui non ho fatto nessuna fatica, è incredibile. Il posto probabilmente era bello, la compagnia di persone che avevo attentamente scelto, perché stare da soli per tanto tempo in un'isola può essere pericoloso. La compagnia delle persone era fantastica e il film è nato in maniera molto
semplice, paradossalmente. Quindi ho molta nostalgia di quel periodo. Non sono più tornato a Castellorzo perché ho paura a tornare nei posti dove sei stato bene. Ho proprio paura di trovare delle delusioni o di altre cose. Molti di questi soldati di Mediterraneo, anche se non ci si vede spesso, sono rimasti molto legati. Io so che con alcune persone, così come con i miei soci e compagni del Teatro dell'Elfo, o come con molti dei miei collaboratori cinematografici che mi porto dietro da un film all'altro, so che posso contare su di loro, so che se chiamo rispondono. Non ho una famiglia regolare e forse l'ho sostituita con questa specie di tribù che va in giro facendo film. E allora noi ringraziamo Gabriele Salvatores per essere stato con noi e lo invitiamo a seguirci nel backstage di questa intervista per una sorpresa. Ah, bene. Guarda com'ero liscio e tondo. Povero ragazzo, come sei diventato.